Registro questo video per spiegare meglio quello che può essere un risultato oggi certo, solo a 24 mesi di distanza dal lancio di un packaging positioning. Stiamo parlando nella fattispecie di Forno Carasau. La corporate, l'azienda si chiama Forno Mula, è un'azienda sarda in provincia di Nuoro, esattamente a Oliena, e il packaging positioning che abbiamo sviluppato, l'avevamo già presentato qualche mese fa, è esattamente questo: il classico pane Carasau sardo, e abbiamo fatto diverse referenze, abbiamo creato il naming. Nel packaging positioning abbiamo creato un logotipo, abbiamo creato appunto un'immagine unica, originale, che va a rafforzare quello che è esattamente il logo tipo sviluppato anche nel tracciato di fustella che si trova nel fronte del packaging. Ma perché vi voglio parlare di questo caso studio? Proprio perché solo dopo 24 mesi dal lancio, cioè dal fatto di pensare, sviluppato, quant'altro, e messo sul mercato, prima italiano e successivamente dovuto al fatto appunto del packaging positioning, questo tipo di packaging ha dato l'opportunità a questa realtà medio-piccola italiana di entrare in un mercato proibitivo per loro solo a 2 anni di distanza. 2 anni fa era impensabile per questa realtà entrare e vendere all'estero. Hanno fatto una fiera, sono stati contattati appunto in questa fiera da un buyer moscovita, che è la prima, credo la prima, se non primissima, catena premium price russa, si chiama Globus Gourmet. Voi pensate che un olio da 350 millilitri è venduto a 49 euro? Provate a pensare la marginalità che può avere un packaging positioning, che può dare un packaging positioning in una realtà medio-piccola. Non c'entra se sei il brand lo puoi diventare e puoi ottenere dei risultati impensabili, quello che è successo ad altre realtà, anche sarde, tipo il Pastaio di Nuoro, tipo la Gourmerie e oggi anche al Forno Carasau. Sono sempre e solo i risultati che contano. Le fiere contano se tu hai il prodotto e se hai il posizionamento per andare a presentare il prodotto nelle fiere, piuttosto che presentarlo a livello di web. Bisogna fare assolutamente il packaging positioning se è un prodotto che senza toccare la ricetta. Tu hai un prodotto eccellente, devi trasmettere e far percepire l'eccellenza di questo prodotto, e così facendo farai un'altra cosa estremamente potente. Andrai a distruggere la concorrenza. I tuoi player di mercato, quelli che sono nella tua categoria, rimangono il palo e tu puoi tranquillamente vendere il tuo prodotto a una marginalità assolutamente superiore. Quello che ieri vendevi a 1, oggi puoi vendere a 10, a 20, a 30, a 50, perché ripeto, provate a pensare, un olio da 350 grammi, pur buono che sia, provate a pensare di poterlo vendere a 49 euro, 350 millilitri di olio, ok? Stiamo parlando di quasi 50 euro per neanche mezzo litro, ok? Quindi questo è quello che può portare il successo, che può portare il packaging position. Adesso lascio la parola alla Marisa Perna, che è la proprietaria del Forno Mula e che ha appunto il brand. E ha la fortuna oggi di avere il brand Forno Carasau. Prego. La nostra azienda Forno Carasau produce da diversi anni pane Carasau. Siamo stati i primi ad aver conquistato il mercato russo. La Globus Gourmet, una delle più importanti catene russe, ha infatti acquistato il nostro prodotto. Questo grazie al packaging. Infatti, fino a qualche tempo fa, per noi questi erano risultati impensabili. Grazie al packaging sviluppato e ideato dalla società Packaging Italy, siamo riusciti a raggiungere questi traguardi.